Ben trovati a questo appuntamento davvero speciale perché festeggiamo un compleanno speciale, i 100 anni dalla nascita di Monsignor Angelo Tafi, 5 aprile 1921, 5 aprile 2021. E io sono molto emozionata dall'avere qui due persone che conoscono la storia di Monsignor Tafi, ma soprattutto conoscono anche la storia del territorio. Abbiamo Pierluigi Rossi. Pierluigi, come ti presento come primo magistrato di Fraternita, come storico, come amico di Tafi, in questo caso come ti Come presento? Pierluigi, che ha Come Pierluigi Rossi. conosciuto e ha vissuto almeno 5 anni, quasi tutti i giorni, con Monsignor Tafi. In effetti io ti identificavo molto con lui. E abbiamo Santino Gallorini, che avevamo Buonasera. ospitato l'ultima volta per un premio al premio Tageto, uno storico, uno scrittore. Quindi io spero di barcamenarvi fra voi due, perché insomma. E siamo a ricordare un compleanno importante. Monsignor Tafi non c'è più, però c'è vivo il suo ricordo, c'è appunto la sua famiglia. E ricordiamo, vorrei iniziare con te Pierluigi, ricordiamo che lui riposa a Castiglion Fiorentino. La madre era di Castiglion Fiorentino e quindi nel cimitero di Castiglion Fiorentino. Abbiamo anche, credo, delle immagini realizzate dal nostro Daniele Cionnini proprio, sulla tomba. Sì, Monsignor Tafi decise di essere seppellito nel cimitero di Castiglion Fiorentino e decise anche di essere sepolto in terra. Infatti si trova in terra una tomba molto semplice, Era come possiamo una vedere dalle La immagini. sua semplicità e anche la sua grandezza si concretizzò anche nella tomba, insigne maestro, vedete, della Sacra Scrittura. Era una persona, per comprendere Monsignor Tafi dobbiamo sempre pensare che innanzitutto era un sacerdote. Poi diventa storico, biblista, professore, però prima di tutto era sacerdote. E lui la parola la donava, per lui la parola era carità e ogni parola che diceva, sia come sacerdote e sia come storico, era un dono che faceva alla popolo, alla comunità di Arezzo. Santino Gallorini, qual è stato il, diamoci del tu perché siamo Certo. in un ambiente che vogliamo ricordare in amicizia anche Monsignor Tafi, qual è stato il tuo incontro invece con il Monsignore? Ma diciamo che è stato casuale, però in questo incontro c'è anche la grandezza di Tafi. Io ero un ragazzetto che iniziava a appassionarsi alla storia di Arezzo. Avevo scritto diciamo delle pagine sulla storia del mio paese, che è Vitiano, e l'avevo mandato a Tafi per chiedere, diciamo, se mi poteva incontrare. E lui non solo mi incontrò, mi diede un sacco di indicazioni, di aiuto. Però ecco, diciamo, subito nacque questo affetto da parte sua nei miei confronti che mi fece anche rimanere sorpreso, perché cioè, per me era un idolo. Tafi era lui, insieme a Fatucchi, i più grandi esperti di storia d'Arezzo. Per me, che studiavo la storia di Arezzo, cioè che mi avvicinavo alla storia di Arezzo, li vedevo come, diciamo, dei mostri sacri. E lui invece, con una semplicità disarmante, incominciò a chiamarmi, mi prestava i libri. Veramente è stata una persona di una semplicità unica. Io l'ho visto negli anni che ho avuto la fortuna di incontrarlo. L'ho visto parlare con altissime personalità, sia della cultura che anche della politica, tipo il ministro dei beni culturali Spadolini, e parlava al loro livello. Poi l'ho visto parlare con delle persone analfabete, quando l'ho accompagnato nella zona lì di Rigutino, Polisciano, Vitiano, per fare Immagine d'Arezzo, il secondo volume. E parlava con queste persone e scendeva al loro livello, cioè riusciva a mettersi al livello di tutti. E diceva giustamente Pierluigi che lui donava E questa questo sua. già è Perché un fatto lui, molto sì, importante. perché Don Tafi diceva: io
divulgo, cioè sono un divulgatore, perché divulgare è una forma di evangelizzazione, cioè io offro alle persone che non hanno magari grandi competenze, eccetera, con un linguaggio piano le mie conoscenze affinché crescano. Dice, questa è una forma, dice, di evangelizzazione che deve fare il cristiano. In effetti Gesù Cristo era un predicatore e un evangelizzatore proprio perché stava in mezzo alla gente. Noi abbiamo il contributo del nipote Pierluigi, che è Gabriele Tafi, che ha voluto mandarci un saluto. Se la regia è pronta, lo possiamo ascoltare in questa clip. Buonasera, sono Gabriele Tafi, nipote di Monsignor Angelo Tafi. Desidero a nome della mia famiglia innanzitutto ringraziare il Comune di Castione Fiorentino, in particolare l'Assessorato alla Cultura e la Biblioteca del Comune stesso. Poi anche la redazione di Teletruria, il dottor Pierluigi Rossi e Santino Gallorini. Vi desidero ringraziare per questo riconoscimento e omaggio che stanno facendo allo zio in questa serata, in occasione del centenario della sua nascita. Lo zio era molto legato a Castiglione Fiorentino, perché la mamma era castiglionese. Ricordo sempre che mi diceva: quando morirò vorrò essere sepolto nel cimitero di Castiglione Fiorentino, anche perché ci sono i suoi fratelli, oltre al babbo e la mamma. La donazione che lo zio ha fatto al comune di Castiglione Fiorentino della sua biblioteca privata è un atto di riconoscenza verso il paese che lo zio amava molto. Un saluto a tutti e buona Pasqua. Ecco, ci ha fatto molto piacere. Pierluigi, Gabriele ha introdotto un tema importante, che è quello dell'ascito che Don Tafi ha voluto dare alla Biblioteca di Castiglione Fiorentino. Sono due parti diverse. Da una parte ci sono circa, mi pare, 6.000 libri che fanno parte, generici di storia, eccetera, eccetera. Mentre c'è poi, e questa è la cosa, il Fondo Tafi, poi lo vedremo anche, ce lo spiegherà Stella Menci, che è la responsabile della biblioteca, sono invece i suoi manoscritti, i suoi appunti, che poi, tu lo sai bene, preparava le trasmissioni, i libri. Ecco, ci vuoi raccontare un piccolo aneddoto anche delle trasmissioni? Noi tra l'altro abbiamo delle immagini che possiamo anche far scorrere di Terra d'Arezzo, che era sicuramente ancora le mandiamo in onda. Sono passati 25 anni, anzi 26 anni sono passati da quando abbiamo iniziato. Io quel giorno, era il settembre del 1995, ebbi il coraggio di andare a Pievaranco a parlare con lui, a chiedere a lui se potevamo fare per Teletruria una serie di trasmissioni. Pierluigi, guarda, sei sempre uguale. Ah sì, vabbè, questo è 25 anni fa, eravamo in Piazza Grande. Lui è molto più grande di me, con il basco, eccetera, però e chiesi a lui di fare queste trasmissioni. Lui mi guardò, fumava. Ma lei, dottore, non ha altro da fare? Dice, no, sono venuto a chiedere se lei poteva fare. Mi ci faccia pensare, perché era abbastanza questo modo, diretto. Una settimana dopo sono ritornato lì e mi ha detto, ma mi ha convinto, ma una condizione, me la dica questa condizione, di fare tutte le pievi. Io pensavo 4-5, no, 77 tutte. Pievi. Che poi è venuto fuori un libro e ha fatto un libro, quindi abbiamo passato, però lui veniva sempre a fare le trasmissioni con un suo taccuino e lui, nonostante che non vedesse bene con gli occhi, ovviamente come si vedeva, scriveva con una scrittura piccolissima, piccolissima, era tipica la scrittura di Monsignor Tafi, vero Santino? Sì, sì. E poi è venuto il libro, però quello che a me piace anche ricordare questo libro qua, Immagini di Arezzo, che è un libro... È un classico che questo, è presente, sì, in tutte le famiglie. Ecco, noi abbiamo avuto la possibilità di diventare comunità, di recuperare la nostra identità storica, grazie anche a questo libro, come cittadini aretini. E un giorno, mentre ero su nella pieve di San Paolo a San Polo, mi chiese, mentre facevamo una trasmissione, di intervenire, ero in consiglio comunale, per dedicare una strada a Mario Salmi. E senz'altro, Monsignore. Ma poi, più tardi possibile, gli dissi, anche a lei una strada è bene anche che la città di Arezzo possa intitolarla. Lui non mi rispose subito, era un po' schivo. Allora dice, ma un viottolo,
Ecco, così era. E il Viottolo è diventata una grande strada di Arezzo che io, quando ero in Consiglio Comunale, ebbi modo di sostenere. D'altro canto, se non si dedicano le strade ai grandi... Santino, che ricordi hai invece della tua esperienza, del tuo incontro con Monsignor Tafi? Diciamo che Monsignor Tafi era un personaggio, ma pieno di sfaccettature, per cui bisognerebbe parlare del Tafi insegnante al seminario, del Tafi insegnante di religione alle scuole medie, del Tafi storico, perché non è stato solo un divulgatore, ma è stato anche uno storico. Lui era diplomato in paleografia e è stato anche negli archivi a fare delle ricerche eccezionali. Cioè, il suo volume... ancora le sue trasmissioni sono attualissime, cioè uno le ascolta in maniera molto molto gradevole, sì. Anche nella comunicazione direi molto moderno. Il suo libro che dedicò al Vescovo Volpi, che è un libro molto molto pesante da leggere perché è una ricerca storica e ovviamente piena di riferimenti, documenti, eccetera. Io lo porto sempre ad esempio. Ad esempio della onestà intellettuale di Don Angelo. Don Angelo aveva scritto un capitolo dedicato al Vescovo Volpi dove lo aveva aspramente criticato per il suo antimodernismo. Poi, dopo che era uscito questo libro, fu avvicinato da alcuni ex collaboratori di questo vescovo, che è stato vescovo durante la Prima Guerra Mondiale, per cui tanti anni fa, e questi collaboratori gli avevano detto: guarda, Don Angelo, che la storia che tu hai raccontato non è vera, perché il Vescovo Volpi era anche questo e anche quest'altro. E lui si è preso come impegno morale di andare negli archivi, lui è andato a Roma, è andato a Lucca, è andato a ricercare e ha fatto questo volumone sul Vescovo Volpi proprio per restituirgli quello che pensava di avergli tolto con questo capitolo un po' critico. Ecco, questo era Don Angelo Tafi. Certo. Allora, noi prima di andare nella nostra unica piccola pausa che faremo, io vorrei lanciare l'intervista con l'assessore alla cultura del Comune di Castiglion Fiorentino, che è Massimiliano Lachi, che abbiamo avvicinato proprio sulla collocazione, sul perché di questi libri nella splendida biblioteca di Castiglion Fiorentino. Aprile sarebbe stato il compleanno, il centesimo compleanno di Monsignor Tafi. Siamo alla biblioteca di Castiglion Fiorentino dove si trova il fondo Tafi. Assessore, è una ricorrenza importante e quindi celebrata. Sì, sono passati 100 anni dalla nascita di Monsignor Tafi, che con Castiglion Fiorentino aveva un legame strettissimo, tant'è che è sepolto a Castiglion Fiorentino, ha scritto tantissimo su Castiglion Fiorentino e la sua donazione dei suoi manoscritti, dei libri, di tutta la sua collezione sterminata, si parla di più di 8.000 libri, è stata per sua volontà è stata donata alla biblioteca comunale, per cui per noi è quasi un dovere, seppure in queste condizioni di estremo sacrificio, celebrare questo grande personaggio, grande storico che ci ha lasciato davvero un patrimonio che merita di essere conosciuto. La madre era di Castiglion Fiorentino, è stato parroco anche in queste zone, quindi dicevamo un legame forte. Per voi è anche importante avere questo lascito? Sì, per noi è importante, questo lo testimonia il fatto che sono sempre più numerosi gli studiosi, gli storici del territorio che consultano questi manoscritti che sono il lascito più prezioso di Monsignor Tafi, che appunto, come si ricordava, ha con Castiglion Fiorentino un legame particolare, perché oltre ad avere tutta la famiglia, la parentela, è stato parroco a Pergognano per un lunghissimo periodo e quindi ecco, ci ha lasciato davvero degli scritti molti inediti che è bene davvero, il nostro sforzo è quello di cercare di renderli pubblici, infatti ecco, già con questo tipo di iniziative cerchiamo di diffondere sempre più la conoscenza di questo grande storico.
Ecco, noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità, questa qua, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi torniamo insieme e approfondiamo proprio questo aspetto e anche il suo legame con la nostra emittente. A tra poco. E siamo a ricordare il centenario della nascita di Monsignor Tafi, abbiamo parlato del, siamo con Pierluigi Rossi e Santino Gallorini, e abbiamo parlato del fondo Tafi, adesso conosciamolo invece tecnicamente, che cosa c'è nel fondo Tafi, e poi scopriamo anche una cosa molto importante, che è stato digitalizzato, quindi si può consultare, anche perché, ve lo dico, Monsignor Tafi aveva detto non si danno in prestito, quindi insomma le regole c'erano. Allora sentiamo Stella Menci, che è la responsabile della biblioteca di Castiglion Fiorentino. Il fondo Tafi lo vediamo qui, ma ci sono anche altri libri al primo piano. Vogliamo raccontare un pochino la storia, ecco, di questo lascito? Sì, il trasferimento della biblioteca Tafi è iniziato nel settembre del 1999 e si è concluso nei primi mesi del 2000. I libri pubblicati sono circa 6.900-7.000 libri e sono collocati al primo piano della biblioteca. Abbiamo mantenuto la stessa identica collocazione che Monsignor Tafi aveva dato, che aveva suddiviso i libri in tre grandi filoni: storia e arte, libri di religione e libri di storia locale. Quindi abbiamo conservato la stessa identica collocazione per volere del donante, proprio di Monsignor Tafi. Mentre qui abbiamo il fondo manoscritto, sono 257 manoscritti, essenzialmente sono i libri preparatori alle sue innumerevoli pubblicazioni. Monsignor Tafi pubblicò 65 volumi e questi sono gli appunti preparatori, appunto, ai volumi. Abbiamo concluso da poco la digitalizzazione dell'inventario, quindi online possiamo trovare l'inventario del fondo. Per volere di Monsignor Tafi non possono andare in prestito sia ovviamente i manoscritti che i libri pubblicati, quindi lo studioso può richiederli e poi consultarli in sede, basta. Ecco, adesso siamo in tempi particolari, però come ci si, in tempi normali, come ci si può orientare per studiare quello che ha lasciato Monsignor Tafi, che ricordiamo è stato uno storico di grande spessore? Ecco, sicuramente lo strumento fondamentale è l'inventario digitale, per cui suddivisi per argomenti lo studioso può far richiesta due giorni prima e un dipendente della biblioteca lo mette a disposizione e lo consulta qui in biblioteca. Ovviamente in questo momento l'unica strada è questa, perché le sale attuali studio comunque sono aperte per la consultazione. Finora c'è stato un interesse verso queste opere? Sì, molto, non tanto per i manoscritti ovviamente, ma soprattutto per i libri editi, perché sono veramente dei volumi particolarissimi, quindi sono scritti rari, quindi sono richiesti dall'intera regione, quindi sono richiesti quando non possono venire qua, noi li scansioniamo e quindi li diamo alla biblioteca richiedente. Ecco, abbiamo sentito, allora è stato fatto Pierluigi il trasferimento quando ancora lui era vivo? Ancora era vivo, sì, perché era la sua volontà e voleva, lui confidava molto nella scrittura, perché tutte le persone del passato, per esempio, ricordo anche lo stesso Vasari, hanno sempre confidato nella scrittura come elemento di memoria di loro stessi. Quindi la scrittura come un segno, una Vasari loro presenza, un come una scultura, appassionato di scrittura, una scultura che ricordasse la sua presenza. Comunque a questo fondo è andata un po' meglio a quello Vasari, perché insomma lì ci sono un po' di difficoltà, però credo che anche quello, volendo, lo si possa per studio consultare. Io aprirei però anche una bella parentesi, perché di immagini ne abbiamo tantissime, così poi so che avremo anche un piccolo aneddoto, del suo legame con la nostra emittente. Qui parliamo davvero di tanti anni fa, però parliamo di un tipo di televisione moderna. Oggi vanno tantissimo le trasmissioni in cui si divulga, si gira, si vedono i luoghi. Come nacque poi alla fine quest'idea di fare questa trasmissione, tra l'altro ricordiamolo tecnicamente con Antonio Cherici, che sì. Abbracciamo anche la famiglia di cui tra un po' ricorre l'anniversario della morte. Partivamo ogni venerdì pomeriggio insieme a Monsignor Tafi e anche ad Antonio Cherici per andare nelle varie pievi che sono sparse, non solo qua intorno a Arezzo, ma fino vicino a Siena. La stessa Sciano ancora era nella diocesi nostra, Rapolano, Castelnuovo Belardenga, insomma erano tante belle
tante belle giornate, ma soprattutto era un momento di allegria, perché lui raccontava le barzellette durante il viaggio in macchina, Antonio mandava e io provocavo Monsignor Tafi, e allora Monsignor Tafi partiva, perché io come medico avevo capito che aveva un meccanismo mentale lui, per cui io dovevo dargli delle parole affinché queste parole servissero come chiavi di apertura di uno scrigno di pensiero. Cioè, se io dicevo una parola, lui faceva partire come un treno tutte le sue conoscenze. Quello che diceva in un minuto, ci volevano giorni, giorni, giorni in biblioteca. E non lo potevo interrompere. Quindi anche quando conducevo la trasmissione, una volta che era partito, io non lo dovevo interrompere perché doveva partire e dire tutto il treno che diceva. Mi diceva, ma no, ma parla troppo, parla troppo, parla troppo, e le solite critiche, ma perché, ma no, l'identità, e cioè, insomma, alla fine disse, amici, io sto facendo queste trasmissioni con uno dei principali uomini di cultura della nostra città, desidero costruire insieme a lui un progetto culturale che è la costruzione della identità storica e il senso dell'appartenenza ad una storia millenaria di noi aretini. A quel tempo il concetto di identità storica, tu Gallorini puoi ricordarlo, era un valore che non era accettato né dal sindaco Dulci né da altri, perché parlare di identità era fuori schemi, perché la storia ad Arezzo iniziava dal dopoguerra in poi, prima non c'era la storia. E quindi c'era un passaggio critico, e infatti ebbi a sua volta un'ondata di critica, ma come succede spesso, e voi mi conoscete, io andai avanti lo stesso. E accanto a me c'era sempre Monsignor Tafi, che mi incoraggiava. E direi che per esempio qui siamo bene nella chiesa di San Laurentino e Pergentino, che lui mi pregò, ero in consiglio comunale, lo segua, l'abbiamo restaurata. Infatti, è un piccolo gioiello che è stato riacquisito, se non erro, nel periodo in cui c'era Luigi Lucherini sindaco. Sindaco e Monsignor Bassetti, anni, che ritornò a consacrarla dopo secoli. Altro grande personaggio. Santino, tu durante la pubblicità ci dicevi che c'è un aneddoto, lo posso dire? Certo, diciamolo, perché no, diciamo, ti aiuta a ricostruire un po' la personalità di Tafi. Io ho avuto la gran fortuna di partecipare ad alcune registrazioni di queste puntate sulle Pievi, con Pierluigi Rossi, Antonio Cherici e Monsignor Tafi. E allora volevo raccontare questo aneddoto qua. Eravamo alla Pieve di Retina, a Castiglion Frentino, l'attuale chiesa dei Cappuccini. E eravamo andati sotto, sul sotterraneo, dove ci sono i resti di una villa romana. Siccome c'era da camminare un po' diciamo piegati sulle rovine di questa villa e con sopra il soffitto, Don Tafi disse: io rimango qui all'ingresso, e andammo io, Pierluigi Rossi, Antonio Cherici e mio figlio, che era piccolino e curioso, venne anche lui, mi ricordo, e si va a vedere questi resti. Quando si torna là, troviamo Monsignor Tafi che aveva frugato lì, c'era una tomba medievale, e aveva un po' razzolato, aveva trovato un femore molto lungo e un cranio piccolino, e gli fa a Pierluigi: dottore, ma guardi un po', ma non le sembra sproporzionato questo femore con questo cranio? E il dottore guarda, fa, dice: beh sì, in effetti io che conosco l'anatomia umana vedo che qui effettivamente siamo di fronte a una persona molto molto alta, diciamo intorno a 1,80 m, 1,90 m, e con un cranio piccolino. E Don Tafi fa, sempre con la telecamera accesa e Antonio lì dietro la telecamera, fa, dice: dottore, ma allora è proprio vero il detto grande grosso e coglione, questo povero Antonio che ballava così. Oddio, si può dire. Allora spengono e il dottore fa, dice: ma questa io, Don Angelo, la devo togliere? No, no, come dottore, non s'azzardi. Antonio, riaccendi. Antonio riaccese, diede una benedizione a queste ossa e dice: adesso siamo pari, prima lo prese in giro. Ecco, perché questo qui a significare che con Don Angelo non ci si annoiava mai. Io posso riferire qui la testimonianza dei suoi allievi, tipo Don Antonio Bacci, che l'ha scritta quando poi morì Tafi, che dice: quelle lezioni anche molto pesanti su San Paolo, su Sant'Agostino, lì in seminario, cioè lui riusciva a renderle veramente semplici, la gente che l'ascoltava, cioè, e quando
c'era diciamo un po' un callo d'attenzione, ci infilava una barzelletta e giù risata generale e ripartivano. E Don Taffi era così, ma cioè, ci sono delle storie che veramente ci sarebbe da ridere. Poi, tanto. Perché alla fine di ogni trasmissione gli chiedevo sempre il pensiero finale. Bellissimo, e sì. E lui qualche volta all'inizio fece una resistenza, poi andò via. E ricordo, andò e lo diceva qui sempre. Qui siete alla no, la 4 novembre, la scuola, a Saione? No. Sì, dunque sì. Qui... Bagnoro, della sua, Bagnoro, sì, nella sua, sì, sì, questa è l'abside del sì. Bagnoro, sì. E, mi ricordo che una volta era San Quirico d'Orcia, eravamo nel 1998, e parlava che c'era un principe di Nassau in una tomba, e dice era venuto nel 1350 al giubileo. Tra pochi anni avremo anche noi il giubileo qui ad Arezzo. Guarda che bellezza! Lui, mentre tornava da Roma durante il giubileo, si fermò a San Quirico d'Orcia e morì. Magari, nell'appello finale, magari succedesse a me. È successo che lui è morto nel 2000, il 14 di agosto del 2000, anno giubilare. Quindi vedi che c'è sempre un destino. Pierluigi, quanto è durato questo tuo percorso televisivo con Don Angelo? È iniziato nel 1995 e finito nel 1999, 4 anni e mezzo, 5 anni. È stato, poi lui non è stato bene, è stato operato per un tumore all'intestino, è stato operato per una cataratta e poi si era rotto il braccio. Insomma, negli ultimi tempi non stava per niente bene. Però l'aspetto più triste che io ho avuto con lui è quando era nel letto dell'ospedale nell'agosto del 2000 e guardavo quegli occhi blu, belli, celesti, stupendi. Mi guardava e mi chiedeva, lei chi è? Cioè capire come il suo cervello si destrutturava fino a non riconoscermi più. E pensavo ogni minuto che passava, quel cervello si rovinava e si distruggeva tutta la sua memoria, tutta la sua cultura. Prima di chiudere, io vorrei chiedere a tutte e due, c'era un qualche cosa, un luogo santino a cui secondo te lui era particolarmente affezionato tra i tanti poi? Ricordiamo anche che ha vinto il nostro premio protagonisti, quindi era una bellissima iniziativa di Teletruria. C'era un luogo a cui era Vera, affezionato? Guarda. La signora Vera, tra l'altro, scomparsa di recente, altro pezzo di storia no? Della nostra emittente, della nostra città. Lui era molto affezionato a Pieve Aranco, dove ha passato tanti mesi degli ultimi anni, ospite di Don Gino Celli, che era il parroco di Pieve Aranco. Don Angelo, come parroco, è sempre stato in piccole parrocchie. L'ultima sua parrocchia è stata Molin Nuovo, vicino a Pieve Aranco. Lui era molto affezionato a Pieve Aranco e alla Valle del Cerfone, tant'è vero che se guardate anche sulle prime pagine dei suoi ultimi libri di immagine di Arezzo, secondo volume, immagine di San Sepolcro, c'è lui con il canino Jolly sulle rive del Cerfone, comunque sia nella Valle del Cerfone, perché mi chiamò due le volte, mi chiese se facevo queste foto, perché mi disse, dice, io sono stato nei fiumi più importanti del mondo, il Tigri, l'Eufrate, il Giordano, il Nilo, ma io quanto voglio bene al Cerfone, anche perché poi mi faceva... Ma Cerfone deriva dalla divinità Scerfio, ricordatelo. Volevo portare qui anche un ricordo del professor Jean-Pierre Delimaux, grande medievista francese, nonché cittadino onorario qui di Arezzo, che ha dedicato 1500 pagine alla storia medievale di Arezzo. E lui mi ha scritto proprio ieri sera dicendo che il periodo più proficuo delle mie ricerche è quello che io ho passato accanto a Monsignor Taffi, che mi indirizzava e mi aiutava, perché Monsignor Taffi, diciamo, aveva quella carica che riusciva anche a dare la carica agli altri, ecco, e sicuramente
Una grande perdita. Lui se n'è andato tutto sommato abbastanza presto, perché diciamo il Fatucchi ha superato i 90, lui a 79 era nel pieno delle forze, anche se purtroppo la salute non l'aiutava, ma lui quando è morto e stava lavorando alla seconda edizione di Immagine d'Arezzo, e in più voleva fare una immagine di Siena, perché lui aveva studiato a Siena, era stato un po' a Siena e aveva gli appunti che voleva fare questi due lavori, e tant'è vero che fece la donazione a Castiglion Fiorentino dei suoi libri, ma se ne tenne una quarantina lì a Pieve Aranco, perché su questi libri lui doveva poi lavorare per fare questi nuovi lavori. Pierluigi, siamo in chiusura, vuoi appunto dedicare un pensiero a Monsignor Tafi? Chissà sì. Se ci sta guardando. Sì, sì, ma fino a quando una persona è ricordata, questa persona vive con noi, e chi ci ha preceduto prima di noi nella vita può parlare con noi in mille modi. Una delle ultime frasi che lui mi ha detto: caro dottore, ricordo quando lei è venuto, io servivo la messa a Don Celli, Celli era l'altro parroco, entrai in questa chiesa di Pieve Aranco, erano questi due sacerdoti, e Don Celli celebrava la messa e Don Tafi faceva il sagrestano, serviva. Poi Don Tafi celebrava la messa e Don Celli serviva la messa. Questi due uomini che hanno dato tutta la loro vita alla Chiesa, alla comunità, erano soli dentro questa cosa. E l'ultima frase che ricordo benissimo, e mi dette la mano: c'è peccato, dottore, ci siamo conosciuti troppo tardi. Ma non è stato un po' troppo tardi, perché in fondo la gente di Arezzo ha capito profondamente il senso delle nostre trasmissioni, e ancora oggi, dopo 25 anni, incontro persone che ricordano Monsignor Tafi. E quindi Monsignor Tafi è tra noi, c'è la strada dedicata a Monsignor Tafi, e stasera celebriamo i suoi 100 anni di vita. E allora io ringrazio, è stato un onore per me avervi qui, Pierluigi Rossi, Santino Gallorini, mando un caro saluto alla famiglia di Monsignor Tafi, e speriamo noi di Teletruria di aver dato un ulteriore contributo anche per aiutare e sostenere un po', no? Anche le tante persone che in questo momento, come tutti noi, stanno affrontando veramente un periodo difficile. Grazie e arrivederci al prossimo appuntamento, magari ricordando anche altri personaggi che hanno fatto la storia di questa città. Arrivederci.